Ciao a tutti amiche onicotecniche, come mi avete chiesto vi voglio mostrare una nail art per Halloween velocissima e simpatica da fare ed estremamente veramente facile. Allora, io ho messo il J-Lac nero, lo 02, e ho sigillato con il top matte. Ora vado a fare un fantasmino un po' spaventoso. Con il gel bianco io sto usando il Renesmee . Chiaramente voi potete fare il disegno del fantasma come più vi piace, cioè ci sono dei fantasmi che si possono fare molto più easy, più veloci, facendo il pallino e una sorta di codina, poi sta a voi, alla vostra fantasia, eh? Non importa che le pennellate siano uniformi, quindi non importa che il colore sia uniforme, ma la cosa importante è che sia spaventoso. Potete utilizzare poi il pennello per delle rifiniture. Oggi mi sono messa un po' sul bordo del tavolo a lavorare, secondo me faccio cadere qualcosa oggi. Una volta che i bordi del vostro fantasma sono fatti, possiamo rendere ancora la bocca più terrificante in questo modo, facendo una sorta di denti, piccoli denti. Ecco qua, una volta che avete passato il vostro fantasmino, abbiamo detto aver fatto con il Renesmee bianco, non dobbiamo far altro che prendere un pusher piuttosto che una paletta e con dei semplici brillantini, senza aver polimerizzato prima chiaramente, lo passiamo su tutto il nostro fantasma. Arrivati a questo punto, polimerizziamo. E questo è un simpaticissimo fantasmino, eccolo qua, pronto per essere indossato. Spero che il video vi sia piaciuto, ciao a tutte!